Siamo qui davanti al Parlamento europeo per una manifestazione simbolica. Esattamente 5 giorni fa la plenaria si apriva con un minuto di silenzio in commemorazione delle vittime al largo di Lampedusa. Era la quarta volta che una plenaria si apriva con un minuto di silenzio e ci auguravamo che non si fosse più dovuti ricorrere a un gesto di solidarietà di questo tipo. Purtroppo oggi ci ritroviamo qui ancora una volta a manifestare la nostra solidarietà. Noi ci ritroviamo in una condizione davvero disastrosa e continuiamo a discutere, a costernarci, a fare minuti di raccoglimento che saranno infiniti se non si agisce immediatamente. La cosa va vista da 3 punti di vista: delle azioni immediate. Non possiamo continuare a pensare che l'Italia si può far carico di decine di migliaia di persone che prendono la via del mare, quindi servono delle operazioni di search and rescue che siano coordinate a livello europeo, una sorta di Mare Nostrum a livello europeo, nell'immediato, quindi servono fondi da parte degli Stati ed è questo quello che ci aspettiamo dal Consiglio che si sta riunendo in via straordinaria. Poi serve programmazione, serve una programmazione, serve un'idea condivisa, un'idea europea di come affrontare quello che è diventato un dramma umanitario di proporzioni catastrofiche e questo va fatto nel medio termine. Poi nel lungo termine servirebbe un'idea di politica internazionale equa che possa evitare che si verifichino situazioni come quelle che viviamo ormai giornalmente. Chi bombardò la Libia in 24 ore, chi si assunse la responsabilità di determinate scelte, oggi si deve assumere anche la responsabilità delle conseguenze di quelle scelte, le conseguenze del cambiamento climatico, le conseguenze dello sfruttamento di tutte le popolazioni dell'Africa e non solo. Noi come Movimento 5 Stelle siamo qui per testimoniare questa scelta e questa necessità. Il nostro modello di sviluppo, l'Occidente stesso, è responsabile delle sofferenze di decine, centinaia di milioni di esseri umani e non possiamo tirarci indietro dall'assumerci le nostre responsabilità per evitare che questa ecatombe continui nel Mediterraneo come in tutti gli altri paesi dove le persone scappano per i cambiamenti climatici e per la mancanza di supporto adeguato dai paesi più sviluppati. L'Europa deve essere unita, queste sono persone che vengono in Europa alla ricerca di un futuro migliore, sono emigranti come noi stessi siamo stati emigranti in tempi passati e tantissimi italiani sono venuti in Belgio per lavorare, quindi è ridicolo chiudere gli occhi, è ridicolo pensare soltanto che sono terroristi e che sono persone che ci vogliono rubare qualcosa, in realtà come tutti quanti cercano soltanto un po' di serenità per vivere. Noi dunque continuiamo a insistere per l'istituzione di vie legali d'accesso sicure all'Unione Europea, le cosiddette Safe and Legal Ways, ma ad oggi la Commissione Europea si è mostrata ancora sorda, per cui è il nostro ennesimo appello alla Commissione Europea e soprattutto al Consiglio, ai singoli Stati membri, affinché attuino realmente e concretamente i principi di cooperazione e solidarietà che dovrebbero essere alla base della gestione dei flussi migratori. Azione ora.